Negli studi di Tempo Radio Roberta Gueli, addetta stampa del Parco Giardino di Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Bentornata, buongiorno. Grazie. Bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, noi invitiamo ovviamente gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms, i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-61709. Dirette streaming sulle pagine Facebook, Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Dunque, iniziamo facendo un bilancio delle manifestazioni che non sono ancora finite, infatti adesso parleremo anche di cosplay, ovviamente. Certo. Ovviamente. Come sono andate le manifestazioni varie che avete fatto al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio? Allora, diciamo bene, siamo tornati ai numeri forse antecedenti al periodo, diciamo, particolare per tutti della pandemia. Abbiamo avuto la corsa di primavera e vabbè, l'apertura, la grande tulipanomania, che comunque è una manifestazione floreale, e diciamo che il pubblico di tutte le età ha dato una buona risposta, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Adesso stiamo preparando questo grandissimo evento che ci sarà sabato 3 e domenica 4, quindi il prossimo weekend, e speriamo insomma che la risposta sia sempre buona, perché il cosplay è un evento molto importante, è giunto alla 16ª edizione. Sì, grande sforzo da parte del parco, e quindi insomma la risposta che avvertiamo dai social in questi giorni è buona, quindi le premesse sono veramente incoraggianti. Una cosa che noi raccontiamo è sempre che c'è un dietro le quinte al quale non si pensa mai, effettivamente, perché appunto arrivano i cosplay, quindi ti arrivano questi figuranti da tutto il mondo che devono truccarsi, perché non arrivano già vestiti da Lupin Terzo anziché da Pippo e Topolino, eccetera. Adesso non so quali siano, eccetera. E poi dopo voi dovete. E poi dopo arrivano i visitatori. E esatto. Poi c'è tutto. Poi ci sono gli accompagnatori, poi ci sono i truccatori, poi ci sono. Quindi sì, sì, è un grande lavoro, perché veramente presumo che sia uno sforzo notevole. Assolutamente, grande organizzazione, perché negli ultimi anni l'evento si è sdoppiato in due giornate, quindi grande sforzo, grande impegno da parte del parco e grandi ospiti, quindi ovviamente al di là dei cosplayer, che sono questi ragazzi appunto appassionati, non anche giovani e meno giovani, anche bambini appassionati di questa moda giapponese di impersonare i personaggi dei fumetti, dei cartoons, della fantasia, esatto. E abbiamo appunto i visitatori di ogni età, perché ci sono gli appassionati, e poi come dicevo grandi ospiti come Giorgio Giovanni, DJ Osso, i doppiatori storici come Pietro Ubaldi, che tutti riconosciamo negli anni 80, quindi nei cartoni animati degli anni 80, quindi veramente due giornate ricche, dall'animazione al karaoke cartoon, ai quiz, alle sfilate in cosplay, non dimentichiamo, oltre allo staff di Think Comics che ci ha aiutato nell'organizzazione, ma anche Giorgia Vecchini, madrina dell'evento, sempre con noi dalla prima edizione, e come dicevo il grande ritorno di Giorgio Vanni con un nuovissimo show con la iena Andrea Agresti, che tutti conosciamo, quindi veramente due giornate da non perdere. Beh, bellissima. Da che ora a che ora più o meno? Allora, circa dalle 9. Il sabato il DJ set DJ Osso terminerà alle 20:30, invece la domenica sempre dalle 9 apre il parco, dalle 10 iniziano le attività fino alle 21, che sarà il termine del concerto di Giorgio Vanni. Benissimo, ok, per cui appunto ci sono queste. Dunque, tra l'altro, visto che lo stiamo dicendo, il parco è aperto fino a quando al pubblico? Allora, il parco è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, fino al 13 novembre, sarà l'ultimo giorno di apertura della stagione 2022, quindi avete tutto il tempo per godere anche dei colori dell'autunno, che sono veramente fantastici. Certo, Inga Sigurtà ci ha detto la sua stagione preferita, perché assume i colori con tutte le piante, non solo alberi ma anche piante, proprio perché si parla anche, non so, delle ninfe, eccetera eccetera, che assume veramente dei colori che sono irripetibili, appunto. Assolutamente. Il 3 e il 4 arrivano i cosplay, una curiosità, qual è stato finora il personaggio più impersonato? Chiedo scusa per il gioco di parole. Allora, sicuramente le principesse Disney, infatti quest'anno ci sarà un raduno alla domenica, oltre a quello di Sailor Moon in occasione dei 30 anni dalla nascita del cartone, le principesse Disney, abbiamo tantissime anche coppie
così bisogna dirlo, di principesse. Poi anche però i supereroi sono molto gettonati, diciamo questi due filoni in generale. Poi ci sono anche tanti cosplayer nuovi, tanti ragazzi che sono mesi che stanno preparando il proprio abito e ci mandano le foto con soddisfazione e con impegno. Quindi, Voi già sapete praticamente quanto, in linea di massima, più o meno, un'idea. Esatto, in linea generale. Tra l'altro quest'anno come l'anno scorso c'è uno speciale biglietto a 5 euro per le persone che entrano in abiti cosplay, che vale per entrambe le giornate, sia sabato 3 che il 4 settembre. Biglietto che si può acquistare in loco oppure online già da ora, che lo consigliamo, sul nostro sito sigurta.it. Tra l'altro c'è anche il modulo da scaricare per chi volesse compilare già il form e poi pagare in loco. Quindi ci sono queste tre opzioni disponibili e cerchiamo appunto anche di agevolare un attimino l'afflusso. No, poi è più comodo, lo compri col telefonino, una volta che arrivi non devi neanche fare la coda praticamente. Sì, esatto, quantomeno più rapida, perché sono giornate intense. Esatto, quindi appunto appena 5 euro per chi arriva in abiti cosplay. Sì. Però noi stiamo parlando di cosplayers che sono, diciamo tra virgolette, dei professionisti. Non penso che ci sia il mestiere di fare il cosplayer, però sono degli artisti veri e propri. Sì, sì, alcuni veramente sono molto bravi. Cioè appunto Giorgia Vecchini ad esempio è una cosplayer ormai di fama mondiale, è di Verona, quindi vicino a noi. Che interpreta di solito? Che cosa? Allora, lei ha fatto per tanti anni Sailor Moon, poi ha fatto comunque una performer 360 gradi, perché è conduttrice, presentatrice, fa un sacco di cose, è sempre nell'ambito cosplay, è espertissima, è lei infatti che condurrà le due sfilate la domenica pomeriggio, e ha fatto una sorta di selezione degli abiti, perché ovviamente ci deve essere un po' di qualità nel cosplayer, devono rispecchiare dei personaggi abbastanza conosciuti, quindi c'è chi l'ha fatto addirittura come mestiere, ma comunque i ragazzi insomma che tornano anno dopo anno al parco sono veramente molto molto preparati. Certo, e dal costume, mi corregga se sbaglio, io non l'ho mai visto, quest'anno vengo a vederlo però però ecco, mi corregga se sbaglio, si capisce anche di massima l'età del cosplayer, cioè Goldrick c'è 50 anni, guarda. Esatto, esatto. Mazinga nei 40, esatto. E così via, insomma, sì, no? Sì, sì, sì. Prima, diciamo che la fascia dei cosplayer sono abbastanza giovani, quindi 18-25, però ci sono appunto anche gli over, i più grandi, i bambini, perché ovviamente stiamo ricevendo tante telefonate di mamme che dicono: io voglio portare il mio bambino, vuole venire assolutamente, quindi per questo abbiamo inserito anche la sfilata Kids domenica alle 16:30, perché era proprio grande richiesta, e quindi insomma varie fasce d'età. Quindi se vogliamo studiare un attimino ci guardiamo le reti dei cartoni animati, così. Esatto. Va bene, molto molto interessante. Per quanto riguarda il parco, comunque, cosplay o non cosplay, il modo per visitarlo resta sempre quello. Assolutamente, quindi ricordiamolo a piedi ovviamente per una passeggiata nel verde. Tra l'altro ricordiamo che ci sono ancora le quasi 100 opere di Crechin Art del collettivo di opere in plastica riciclata, rigenerata, che ritraggono animali coloratissimi in grandi dimensioni. Poi lo possiamo visitare in bicicletta elettrica, noleggiandola al parco con la propria bici, in golf cart elettrico oppure con il trenino panoramico, che fa un tour di 40 minuti completo del giardino. Benissimo, allora direi di fermarci un attimino con Roberta Guelli, che è addetta stampa del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Ci troviamo tra un paio di minuti. In compagnia di Roberta Gueli, addetta stampa del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, parliamo, diamo voce agli ascoltatori o ha qualcosa da aggiungere? Mi dica quello che voglia. Ricordiamo sempre di visitare sempre il nostro sito sigurta.it, perché è sempre aggiornato con le iniziative. E social anche. E social ovviamente, certo, Facebook e Instagram, che continuiamo a pubblicare notizie e aggiornamenti. Tra l'altro appunto con foto che sono meravigliose, tra l'altro, che fanno vedere proprio questa immensa area verde. Sì. Noi,
quello che ci sta un po' è il secondo parco più bello d'Europa, no, è il primo, dai. Ma qual è quell'altro? Ci buttiamo del diserpante, tedesco, non so. Tutti lo chiedono, ci sta, è un parco tedesco, però insomma l'anno prossimo già vi do un'anticipazione, Tulipanomania sarà veramente speciale perché è stata recentemente premiata come fioritura più bella al mondo. Ecco, appunto, ma sempre la Germania poi di mezzo, vabbè. Quindi, allora, va bene, dunque. Vi aspettiamo. Dunque, allora, le leggo i messaggi. Buongiorno, sì. Diceva il dottor Sigurtà, Magdaing, che avete un albero millenario. Posso venire a vederlo e qual è? Allora, abbiamo alberi di millenari, diciamo un po' più difficile, però centenari sicuramente, sì. Perché abbiamo un bosso di oltre 500 anni, sì. E la grande quercia che ha superato i 400 anni di età. Sì, quindi, il bosso di 500 anni, esatto, sì, esatto. Che sono queste, dottor Sigurtà le chiamava forme surreali vive, i giardinieri tolgono solo le parti secche disordinate per lasciare una forma libera. Certo, vi citavamo, quindi Risorgimento, quell'albero aveva già 350 anni, esatto, tanto per intenderci. Ecco, ne esatto. Mozart ne aveva già 250 e così, esatto, via, appunto. Il nucleo originario comunque del 1407. Era un alberello ai tempi di Albinoni, ecco, tanto per intenderci. Esatto. Ecco, allora, esatto. Allora, al parco tornano le carrozze, sì, chiedono. Sì, sì, questo sarà il prossimo grande appuntamento dopo il cosplay, domenica 25 settembre, viaggio nel tempo con carrozze meravigliose, antichi balli, Degenerare sull'erba, quindi proprio un salto nell'Ottocento. Nell'Ottocento. Buongiorno, dottoressa Gueli, l'ho conosciuta al parco ed è una persona stupenda, torneremo. Grazie. Vabbè, non è firmato, ma come, vabbè. Grazie, ci fa piacere, aspettiamo. Questa testimonianza, va bene. Forse questo. Sono Nicola di Cinisello Balsamo, quindi Milano. Vorrei portare la mia famiglia. Che orari fate la domenica? Allora, 9:18, chiusura ore 19, mese di settembre, mese di ottobre, novembre, anticipiamo di un'ora la chiusura, quindi 9:17, chiusura ore 18. Poi, quando piove, il parco è aperto, adoro fare le foto, dice Romano. Sì, noi siamo sempre aperti, l'unica cosa che se dovesse piovere molto, ovviamente per motivi di sicurezza vengono bloccati i mezzi di circolazione come golf cart e trenino, però ovviamente insomma crociamo le dita. Tra l'altro con la pioggia, magari quando ha piovuto non piove più, le foto sono particolari, molto belle, tra l'altro, sì, sì, sì. Hanno una luce particolare. Scusi, c'è ancora la corsa podistica? Grazie, che di Marcello. Allora, sì, appuntamento al 6 novembre, corsa di Halloween, quindi grande appuntamento d'autunno per chiudere un po' la stagione e dare una rivederci ovviamente al marzo 2023, quindi seguiteci perché vi daremo tutte le indicazioni, sempre tre percorsi, ricordiamo non è competitiva ma è una corsa per tutti, per le famiglie, si può anche camminare. Perfetto, siccome non ho portabici la posso prendere da voi? Ah sì, perché si può girare, abbiamo detto in bici, esatto, a piedi, in bici, anche elettrica. Certo. Sulle golf car che si elettriche, possono affittare, noleggiare, trenino panoramico, ricordiamo anche per i disabili, quindi non c'è nessun problema. La bici, noi abbiamo, noleggiamo in questo momento le bici elettriche con diciamo il seggiolino posteriore per bambini massimo di 2 anni, altrimenti potete venire con le vostre biciclette, le vostre elettriche o normali, chiaramente. Esatto, o normale, se ho pedalata, sì, assolutamente. Muscolari anche. Esatto. Allora, dunque, questo l'abbiamo letto, poi ancora vediamo, scusi, che fioriture ci sono in questo periodo? Le leggo anche un altro messaggio, sì. La fattoria è sempre visitabile. Sì, allora, fioriture abbiamo ninfee, rose, dahlie, e le ninfee sono tra l'altro molto belle pur essendo in settembre, quindi abbiamo veramente anche una ninfea particolarissima giapponese. E cos'è l'altra domanda? Era? Dunque, La fattoria si è aperta. Sempre aperta, assolutamente, fino alla fine della stagione 2022. Allora, poi c'è uno che dice si possono affittare le golf car, certo. Che bello, insomma, va bene, quella è un'espressione un po' più colorita quella che ho usato. Allora, comunque dice che bello. Allora, io però voglio vedere l'interno del castello dell'Eremo. Questo torna. Allora, l'Eremo, queste sono due domande che ci fanno. Allora, l'Eremo diciamo che non è visitabile e sostanzialmente al momento la famiglia non c'è questo progetto, ecco, di aprire il castelletto, invece lo utilizziamo per conferenze stampa, incontri privati. Però accettiamo il suggerimento e vediamo cosa si potrà fare in futuro. A parte che possiamo dire anche, sì, togliete quell'alone di mistero, è un po' come quando tu vai a vedere uno spettacolo di magia e poi dopo ti spiegano il trucco, a questo punto dici ma tutto lì esatto, ecco, insomma, ecco, no, quindi appunto
Avete le bici elettriche? Sì. Anche sì, sì. Sì, 6,50 euro all'ora, tre velocità, sono comodissime perché il parco, ricordiamo, su due colline e quindi permette veramente di fare un po' di movimento ma di godere in comodità il parco. Tra l'altro ha due colline che permettono una vista che mozzafiato sulla valle del Mincio. Esatto, per cui allora buongiorno, volevo dire che il cosplay è bellissimo. Chiede se c'è da prenotare. Allora, non c'è da prenotare, ricordiamolo. Potete già acquistare però, come dicevamo, il biglietto speciale cosplay online sul sito, lo stesso anche il biglietto per chi non è in cosplay sul nostro sito, però non c'è da prenotare, se no li comprate in loco. Poi, avete mai pensato di fare i giochi di una volta come nascondino l'urbabandiera? Sarebbe bello. Abbiamo fatto in passato un evento proprio con i giochi di una volta e il 9 ottobre lancio proprio un altro evento, giornata dei bambini, quindi dedicate ai più piccoli con tantissimi giochi e attività. Poi ancora, Roberta sei bravissima e unica, dice Stefano. Troppo gentile, grazie Stefano. Roberta, sono Gabriella di Lazise, devo complimentarmi con lei per la gentilezza e la professionalità, grazie. Grazie mille Gabriella. Poi, il parco Sigortà vuol dire bellezza unica che io uscito due volte, vado a vedere insomma due volte all'anno, dice Giulio di Brescia. Grazie. Visito due volte all'anno. Allora, serate di osservazione delle stelle, dei pianeti ne organizzate, pensateci perché è bello. Allora, grazie per il suggerimento, vedremo cosa potremo fare, è veramente questo un bel input, vediamo cosa si riesce a fare magari per l'anno prossimo. Anche perché effettivamente trovare un posto dove non ci sia inquinamento luminoso è estremamente difficile, o vai in cima in montagna o altrimenti... E quando ti capita scopri che noi non vediamo un sacco di stelle che invece è proprio moltiplichiamo per 200 anche di più. Allora, c'è un calendario eventi sui siti magari? Sì, c'è proprio sigurta.it, i prossimi appuntamenti, c'è tutta la lista dei prossimi eventi. Allora, a parte che facciamo gli auguri, a parte che poi mi piace perché qua si parla della prossima primavera, quindi posso fare il ricevimento a voi, mi sposo a giugno, posso fare? Allora, contattare sempre sigurta.it, comunque l'indirizzo lo trovate sul nostro sito. Quindi comunque i ricevimenti per matrimonio, magari anche, non so, feste di laurea? Allora, lì bisogna appunto contattare l'ufficio preposto perché ci sono insomma varie tipologie di evento da organizzare. Comunque si trova sul sito. Sì, appunto, sì, nella zona, nella sezione contatti ci sono tutti i riferimenti. Adesso non vedo, ma magari ci saranno anche i numeri di telefono, non so qualcosa. Sì, se vuol, lo ricordiamo anche in diretta, 045 6371 033. 033. Allora, 045 ovviamente perché prefisso Verona. Perché siamo in provincia di Verona, proprio vicinissimi alla Lombardia. 6371033. Il nostro centralino è sempre disponibile. Perfetto. Allora, Gueli, sono Laura di Peschiera, mi aspettavo il conte Giuseppe, sta bene, guardi che ascolto, vedo volentieri anche lei perché parlate del parco fa onore. Tutto bene, che siamo veramente in fermento per questo grande evento, tutto a posto, grazie. Ma magari è impegnato una preparazione di quelle gare, non so, giro del mondo in 45 giorni, non so, qualcosa di questo tipo. È impegnato anche in queste cose, però adesso siamo concentrati sull'evento di sabato e domenica. 80 giorni lui si fa un buffer. Ma... Allora, il parco è proprio un'oasi di relax e ristoro, dice Unico, grazie. Grazie dottor Giuseppe D'Anna, quindi è vero. Grazie. Ah, a proposito di ristoro, eccetera, chi volesse venire più volte, perché magari non abita lontano, ha la fortuna di abitare vicino, può fare una sorta di abbonamento? Sì, ricordiamolo, c'è proprio l'abbonamento che permette di entrare tutti i giorni, adesso fino al 13 novembre, ci sarà anche l'anno prossimo, e ci sono anche tanti vantaggi sempre elencati sul sito, e quindi appunto per chi non abita lontano, per chi è vicino, è veramente molto molto utile e conveniente. Allora, perché non fate passare la mille miglia? È passata quest'anno, il 15 giugno. È passata. Quindi è stato un grande ritorno per noi, grande soddisfazione. Quindi, esatto, quindi c'erano anche le auto storiche, dalle carrozze alle auto storiche. Esatto. Poi bisogna cambiare il labirinto perché adesso lo faccio subito, è troppo facile, dice Guido di Verona. È vero, allora all'ingresso c'è questo labirinto. Esatto, però ci sono dei progetti futuri che non possiamo ancora svelare, quindi vediamo cosa ci riserverà il conte Sigurta. C'è cespugli di tasso, mi pare che sia fatto. Tasso Taxus Baccata, Per cui 1500 esemplari di Taxus.
Esatto, l'albero con cui gli antichi facevano Uzi, si faceva l'arco, per esempio, l'arco, ecco, di Uzi è fatto in tasso. Allora, siamo addirittura d'arrivo, noi ringraziamo tantissimo Roberta Gueli, addetta stampa del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, appunto. Grazie. E io vorrei chiedere però, appunto, il prossimo appuntamento, allora abbiamo detto il 3 e il 4, sì, sabato e domenica. Esatto, 3-4 settembre, 16ª edizione Magico Mondo del Cosplay, vi aspettiamo. Perfetto. Grazie. Grazie.